Questo coso pesantissimo è stato per molti anni il mio amplificatore qui in laboratorio, ma poi ho deciso di puttanare, ha deciso in qualche modo di puttanare e quindi sinceramente non so se funziona perché lui non funzionava. Eppure le selezioni d'ingressi funzionano. E poi abbiamo ingresso fono, tape 1, tape 2, e qua è premendo. Ci sono altri due ingressi qui. Poi c'è questa cagata vomitata che non sta più in posizione. E vediamo. Prima però un po' di misure a cazzo, perché io non sono sicuro che questo coso non tiri fuori un orrore di corrente continua sull'uscita delle casse, perché io mi ricordo questa cosa. Quindi lo accendiamo e mi pare acceso, sì, e vediamo se c'è. Ah, qui niente, e qui niente. Mi stai dicendo che tu stai funzionando? Mi devo fidare? Vediamo, alziamo il volume e selezioniamo entrambi gli speaker. E ingresso tape 1. Però io vedo l'ago muoversi quando io collego. Io non so se si vede qualcosa, ma non è che mi fidi molto a provare. Vattene a fare in culo, cioè questo coso funziona. Io veramente sono senza parole. Adesso lo spengo e lo riaccendo. Si è messo a funzionare da solo. Non so come, non so perché. Questa cosa funziona. Funziona nella maniera più assoluta. Che devo dire? Funziona. Sto coso funziona? Io sono senza parole. Adesso metto, se ci riesco, su questo iPod, metto degli MP3 liberi in modo da poter provare con della musica che si possa sentire. Fanculo, fanculo. Io sono sicuro che Apple merda, perché qua dentro c'erano tutta una serie di file musicali con i nomi a cazzo tipicamente Apple merda. E ho cancellato tutto e ho caricato nella cartella questa qua F00 che lui si è creato a cazzo. Gli ho caricato dei file che ho di musica YouTube merda, di quella priva di copyright merda, quella Music for Creators, questa cosa qua, che io sta cosa dei creators veramente non la sopporto. Io non creo un cazzo, io faccio video, faccio cinema, questo è cinema, non creo contenuti, il contenuto, ma va a fanculo, tu hai il contenuto. Vediamo se si sente qualcosa. Adesso riaccendo e scommetto che non funziona. No, invece vediamo. Premo. Lui sta facendo cose. Però non si sente niente. Non va in play il bastardo. Che il bastardo vuole le cose col formato Apple merda. Bastardo. Perché sono dei bastardi. Alla Apple sono dei bastardi. Vai in play, bastardo di merda. Vai in play, bastardo di merda. Bastardo di merda. Sta succedendo qualcosa.
che non capisco cosa. Ho sentito dei rumori, ma non capisco. Bah, io lo lascio acceso. Se brucia, brucia. È lì acceso. Ok, dopo 40 minuti sono riuscito a caricare degli MP3 su questo cazzo di iPod. Che merda, Apple di merda. Loro formati del cazzo. Allora, vediamo se va in play. Non ci va. Beh, ma io lo spacco a pezzi sta cosa. Pazzesco. Non ci va, ma vai a fare in culo, Apple di merda! Comunque questa cosa sembra funzionare. Devo costruire delle casse degne per questi altoparlantini, perché sono veramente carini. L'amplificatore funziona. Questo me lo levo dal cazzo così com'è, anche senza i tasti. Vaffanculo. E giusto per capire lo schifo in cui viviamo, proviamo a vedere se riesco ad accendere questo iMac del 2007 e vediamo se lui riesce a parlare con questo iPod del cazzo, presumibilmente della stessa epoca. Io sono sicuro che ora l'iMac non lo accendo da un sacco di tempo, che ha il nuovo sistema operativo installato con un hack. Sono sicuro che mi creerà un mare di problemi, non funzionerà un cazzo di merda, perché non lo accendo da un po'. Lui è partito, adesso io ficco, se ci arrivo, perché come cazzo ci arrivo qua dietro? Ficco l'USB dietro. Se riesco a capire l'orientamento di questa porco di USB del porco di porco di porco di. Ma cosa porco c'è collegato qua? Porco d***o. Porco d***o. Ma porco di un d***o. Porco d***o. Oh, 400 volte ho dovuto ficcarlo. Ora vediamo se questo porco d***o di iPod mi si apre. Come cazzo si carica la roba? Qua. Io immagino che si usi iTunes di merda. Oh, che palle. Ora dove cazzo è iTunes? Sarà questa merda chiamata Music? Proviamo. Ma porco c***o. Ok, io qua device non ne vedo. Oh, porco c***o. Porco c***o. Ma è possibile, porco. Come cazzo si fa? Quit, non è Music. Essere qualcosa. Allora, l'iPod del cazzo è qua. E se io lo apro, come faccio a in get info? Non si capisce come si fa. Allora, vediamo se gli metto un pezzo così. Che cosa fa lui se lo capisce? Ha fatto un rumore come di sterco. Ha fatto il rumore come dello sterco. Ok, no, stop. Cosa ha fatto? Dove l'ha messo? L'ha messo lì così. L'ha messo lì così. Però non si capisce perché e come l'ha messo così. Quindi questa cosa non ha senso.
Questa cosa che ha fatto non ha senso. Allora, vediamo. Qui iTunes non c'è. Allora, vediamo che cazzo dice. E lui non lo vede. Non lo vede qui tra le sue cose. Non c'è. Come si fa con questo Apple merda? Torniamo a Music e vediamo che cazzo fa. Device. Questo si chiama podcast. Perché? Io lo chiamo Petazzo. Lo chiamerò Petazzo. Setup podcast. Use Finder to finish. Devo settarlo? Ok, sync your iPod. Oh, Cristo. Get started. Allora, software up to date. Check for update. Vaffanculo. Questo non so cosa sia. Manage storage. Vediamo lo storage. Podcast, audiobook, songs. Ok. Songs è così. E se io gli butto sopra portapane? No, non fa un cazzo lui. Done, sync. Sync cosa non si capisce. Non so cosa sta facendo. Perché qui compare. Oh, podcast, eccolo qua. Sync settings. Vaffanculo, l'ho già fatto. Vaffanculo, vaffanculo. Chiudi. Cristo. Ho detto chiudi, chiudi. Dio. Allora, portapane. E glielo metto lì. E non fa un cazzo. Vediamo, lo stacco. E c'ho questi due. Vaffanculo. E vaffanculo. Che cazzo sto facendo? Sinceramente non lo so. Delete. Ok. Che merda Apple, veramente, che merda. Ok, ora io rificco l'iPod. Non si capisce che cazzo bisogna fare. È una cosa pazzesca. Pazzesco, non si capisce cosa fare. Si capisce. Ma vaffanculo, disk not detected, testa di cazzo, figlio di puttana. Porco dove cazzo è finito? Porco di Apple di merda, di cane. Porco qua devi stare, porco. Niente, ma sta cosa sparisce. Cosa sparisce? Ma che cazzo è, Dio? Comunque alla fine l'ho fatto, non so come, perché è tutto un troiaio pazzesco e sono riuscito a buttare su non so quante volte, perché non ci capisce un cazzo, gli MP3 di questa directory chiamata Portapani con sei pezzi miei dentro l'iPod qui, che apro e dentro non c'è niente, neanche li vedo, capite? Non li vedo. iPod Shuffle non me li fa vedere. Non me li fa vedere. Mi dice lo spazio occupato, però non mi dice che cazzo c'è dentro. E non si vede. Non c'è verso. Ora sono uscito ed è sparito. È sparito, non lo trovo più. È una cosa ghiacciata. Cioè, dove cazzo è l'iPod de merda? Dove cazzo è finito? Dove cazzo è finito, porco d***o? Lo devo staccare. Lo devo rificcare. Sperare che viene fuori da qualche parte. Ma non si vede che musica c'è dentro. Non si vede un cazzo. Non si vede una merda. iPod. Lo apro, clicco due volte. Me lo apre. Ecco qua. Ci vado su. E mi dice sta merda. Poi vado qui. Lo apro. Ci straclicco sopra. Ecco
e sparisce. Sparisce e se ne va. Allora che faccio? Vabbè, allora apriamo music de merda. Apriamo sto music de merda. Salta music de merda. iPod device. Vado qua e non c'è un cazzo. Dov'è la mia musica de merda? Dov'è, porco d***o? Dove cazzo è la musica di merda? Sync setting. Ma vai a fare in culo sync setting. Fammi vedere la cazzo di musica. Porco d***o. Niente, non c'è un cazzo. Vado qua, faccio play e non succede una mazza. Però i pezzi ci sono. Se io vado in play qua, io ce li ho i pezzi. Mo lo accendo da qui, vediamo se cambia qualcosa. Ma non cambia un cazzo. Device, niente, niente. Vado qui, premo play, niente. Music, ndo sta mia musica, ndo sta, porco d***o. Me la fai vedere su sto cazzo di iPod? Niente. Niente, non si vede un cazzo. Library, Genius. Vediamo che è sto cazzo di Genius. Niente. Sta lì, frulla. Ma vai a cagare tu e le playlist, vai a cagare. Ma quale genio, genio del merda, vai al diavolo. Dov'è Genius qua? Eliminiamo sto cazzo di Genius. Via, via, vai a fare in culo. iPod, torniamo qua, niente. E non si vede un cazzo. Allora vado, boh, autofill from music. Andiamo, facciamo autofill. E non fa un auto un cazzo. Autofill, auto un cazzo. Allora, settings. Ok, che cazzo ne so. iPod lo chiamo, se potessi rinominarlo. Settings, niente. Sync settings. Ed è sempre la stessa merda. Sync, ora gli do sync e non fa un cazzo, non si vede un cazzo. Storage, vediamo. Songs, songs, e non c'è un cazzo, non c'è un cazzo. Podcast, e non c'è un cazzo. Audiobooks, non c'è un cazzo. Ma dove sta la merda? Audio 21 megabyte, certo, ce li ho copiati io, ma non si vede un cazzo. Semplicemente è semplicemente una cagata vomitata, un troiaio di Wojtyla. Io non so che cazzo fare. Ecco, recently added, io ce l'ho aggiunto qua perché è nel mio computer. Questa merda è nel mio computer. Io posso andare qua e fare sta merda e sentire questa merda. Posso andare qui e sentire questa merda. E ce l'ho perché è nel mio computer. Ma se vado qua, io qua non ho un cazzo, niente. Per cui non so che fare. Io qua esco, qua spengo. Sto Mac è una merda. Shutdown, vai a fare in culo Apple di merda, che non si capisce un cazzo di come fare le cose. Usabilità, ma usabilità sto gran cazzo. Apple merda. E si è aperto un abisso di orrore, perché ho deciso di guardare il problema di questo potenziometro che fa rumore e si è sfasciato. L'amplificatore si è sfasciato di nuovo. Questo cazzo di amplificatore che avevo già sistemato si è sfasciato di nuovo. Vaffanculo. Questo ha ripreso a funzionare e non si capisce che cazzo ha. Mo metto questo, ma ho deciso di allungare i cavi delle casse perché ho dei cavi che sono penosi. Sono cavi elettrici del cazzo. E ho un inferno. Ho un inferno. Non riesco più a fare un cazzo. C'ho un inferno. Puttana. Catastrofe, catastrofe totale, perché manco questo funziona. Negativa, se questo è positivo. Cioè, rumori, potenziometro rumoroso. Meno 38. Io dovrei. Quindi se qua meno 14. Ma che cazzo servono sti dire? Che cazzo. Sapete cosa? Se io monterò questa scheda. Io non capisco perché ho un doppio controllo qui. Che ora lo monterò anche. Ah. Come vi direte? Doppio volume. Monterò. Ecco perché. Non questi transistor, ma ne monterò altri quattro direttamente così. Va bene, io ho deciso che me ne sbatto. Cazzo. Questo me lo tengo così e vaffanculo. Cazzo. Vaffanculo. Tutte le misure dell'universo. Non è possibile che ogni cazzo di cosa che ho qua sia danneggiata e irreparabile. Gotowi. È una situazione troppo gotowi. Ora questo non si accende più. O meglio, si accende ma non scatta il relè. C'è un falso contatto da qualche parte.
Porco d***a. Non parte più. Non parte più, scaldano a bestia due finali. Cioè, così. Si è bruciato così. Questo insopportabile amplificatore del cazzo. Si è bruciato per l'ennesima volta. Io non ho parole. Non ho parole. Ma io lo squarto, lo sventro. No, ma veramente, io oggi dovevo fare tutt'altro. Proprio tutt'altra cosa, capito? E questo coso l'ho già riparato in un precedente video, una serie, in cui ho avuto un milione di problemi nel aggiustare questa cagata. Questa cagata schifosa di amplificatore giapponese del cazzo. E io tutto oggi avrei voluto fare, piuttosto che mettere le mani su questo porco di amplificatore.